La Casa di Carta 5. Abbiamo delle novità. Novità anche abbastanza importanti che potrebbero segnare la fine delle riprese, finalmente. E quindi imminentemente ci potrebbe essere la data di uscita per la stagione finale, oppure un trailer o tanto altro. Ma questa notizia che vi darò oggi in realtà potrebbe anche voler dire che uno dei nostri personaggi preferiti ci lascerà nel corso della quinta stagione. Vi spiegherò tutto in questo video, quindi iniziamo. Come penso ben sappiate tutti, le riprese delle maggiori, delle più importanti, anzi di tutte, praticamente le serie TV, erano state interrotte causa Covid, e poi la ripresa di queste riprese, il ricominciare a girare gli episodi, è stata una cosa molto molto lenta, che addirittura alcune serie TV non hanno poi ricominciato. La Casa di Carta l'ha fatto e possiamo vedere ad esempio dei selfie che si è fatto Berlino con gli altri attori del cast. Qui ad esempio è con Palermo, in quest'altra foto con suo fratello, il professore, e l'Apollo di Berlino è la stessa, segno che era chiaramente un giorno di ripresa dove il cast era tutto assieme. Ma il dettaglio importante, in questi giorni, quelli che sono proprio appena passati, sono arrivati alcuni spoiler da Instagram, dai vari Instagram degli attori della Casa di Carta, e uno di loro, Miguel Herrán, uno dei più deboli dal punto di vista della trama, ovvero Rio, ha pubblicato questa foto. Una foto di Rio a petto nudo, molto sporco, impolverato, che stia forse scappando, che sia stato lasciato a marcire. La scritta è Rio e c'è una canzone intitolata The End dei Doors. Cosa significa questa scritta The End? Non sicuramente una canzone casuale. The End può voler dire due cose. Come detto, una via è quella della fine delle riprese. Rio, The End. Però costa un pochettino. Ci potrebbe stare, no? Sono finite le riprese, ha messo la storia, Rio, sappiamo l'ultima stagione non dovrà più farlo, quindi magari gli mancherà, eccetera, eccetera, ma può voler dire anche che Rio morirà nella quinta stagione. Come al termine della seconda stagione, quando Berlino si immolò per salvare la banda dalla polizia e permettere ai compagni di uscire dalla zecca di Stato, stavolta il sacrificio umano che permette di portare a termine il colpo della Casa di Carta 5 potrebbe arrivare proprio da Rio. Personaggio già connotato in modo drammatico nella terza e nella quarta stagione, con prima la cattura e poi la tortura, le torture ricevute da Alicia Sierra e comunque dalla polizia. Inoltre, proprio per salvare Rio e vendicarsi quindi dalla polizia e anche per vendicarsi di Berlino, che nasce la seconda rapina ideata dal professore. E quindi la morte di Rio sarebbe quasi come una chiusura di questo cerchio narrativo, quasi come se volessero dire facciamo tutto per te, ti salviamo, eccetera, eccetera, poi lui per, non so, immolarsi, per dire grazie di questo, vi voglio tanto bene, si ammazza per loro. Potrebbe essere, cioè, nel senso, spero di no, io spero chiaramente di no, ma è una teoria che è circolata online. D'altronde nel corso delle stagioni sono già stati in tantissimi della banda a morire, cioè tantissimi, relativamente tanti, sì, ad esempio Helsinki, Mosca, Nairobi, ed è possibile, se non sicuro, che nella quinta stagione qualcun altro si dovrà aggiungere a questa triste e brutta lista, dato che il finale di questo colpo sarà difficilmente esente da lutti. Perché dico il finale del colpo e non il finale della serie TV? Perché alcuni hanno iniziato a dire che forse ci sarà la Casa di Carta 6. Io credo vivamente di no, anche perché secondo me dovrebbe finire qui. E al 99% finirà qui la serie TV, perché Netflix ha dato l'annuncio proprio sulla sua piattaforma dicendo la stagione conclusiva. Quindi è chiaro che questo avverrà. Vediamo inoltre, non so se vi ricordavate, che Nairobi e il professore volevano avere un figlio. Cioè, Nairobi voleva avere un figlio col professore, non che il professore fosse molto entusiasta da sta cosa, ma stavano provando a sperimentare un modo anche artificiale per far partorire a Nairobi un figlio dal professore. E il risultato è proprio questo. Ovviamente scherzo, anche se in realtà, se ci fate caso, è uguale, proprio identico a Franco Battiato. Così, a caso. Comunque, ci sono state tante foto che sono circolate online, anche su varie foto appunto del set della Casa di Carta 5, di cui potremo parlare in futuro. Se siete interessati, scrivetemelo nei commenti. Noi non possiamo fare altro che aspettare ulteriori news, la data di uscita, il trailer, eccetera, eccetera. Nel mentre, iscrivetevi al canale perché vi porterò ogni news che uscirà. Io ci cercherò di portare tutto subito. Per oggi chiaramente è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!